Le SIS rappresentano un nuovo organismo di investimento collettivo del risparmio costituito in forma di società di investimento a capitale fisso, le cosiddette SICA, a cui è consentito raccogliere risorse sino ad un massimo di 25 milioni di euro da destinare a investimenti in piccole e medie imprese che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività. Sostanzialmente a imprese che si trovano nella fase di startup. Le SIS possono gestire direttamente il loro patrimonio e sono soggette a vigilanza ed autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Ci sono già delle SIS che sono state autorizzate. La prima si chiama Lumen Ventures ed è una SIS che investe in start-up ad alto potenziale tecnologico e peraltro il nostro studio ha assistito i promotori nella costituzione del veicolo. È stata poi autorizzata una seconda SIS che se non ricordo male si chiama Utopia e poi ci sono una serie di altri filing in corso di autorizzazione. Il legislatore nazionale e le autorità di vigilanza negli scorsi anni hanno cercato di incentivare il più possibile l'investimento anche da parte di investitori non professionali nell'economia reale. Si pensi ad esempio a quanto è stato fatto in materia di PIR, di ELTIF, di piattaforme di crowdfunding, di strutture master feeder. Ecco, le SIS si vanno a inserire in questo contesto, mantenendo tuttavia alcune rigidità che mi fanno pensare che non diventeranno, salvo delle modifiche legislative, lo strumento più popolare, tanto per gli investitori professionali quanto per gli investitori non professionali. Per quanto attiene agli investitori professionali, le rigidità sono dovute al fatto che la SIS è vero che è un organismo semplificato, però comunque un organismo regolamentato, soggetto a vigilanza e che richiede un'istruttoria anche non banale per la sua costituzione e quindi richiede tempi, costi e procedure. E questo a fronte di un limite di raccolta di 25 milioni di euro, che è sicuramente un limite basso per un investitore professionale, e ciò è particolarmente vero in una forma di investimento collettivo dove l'investitore non investe da solo, ma ci saranno altri investitori che concorreranno a determinare quell'importo. Per quanto attiene invece agli investitori non professionali, sicuramente dargli la possibilità di investire in questo prodotto è una nuova, importante opportunità che tra l'altro gli consente di avere un soggetto regolamentato che quindi ha una banca depositaria e che quindi mantiene gli asset in una forma molto più regolamentata, però l'offerta delle quote della SIS a un investitore non professionale è comunque un'attività soggetta a determinate regole di condotta e a procedure di know your client e know your product, e questo impone tutta una serie di adempimenti in capo all'intermediario che quella SIS vuole offrire, adempimenti che non sono affatto banali e che anzi richiedono grande dispendio di risorse e di energia. Tanto è vero che le SIS che sono state autorizzate fino ad oggi sono SIS che hanno espressamente limitato la loro offerta a investitori professionali e comunque a investitori con determinate caratteristiche predefinite.